Gran Gala dello Sport, una serata importante proprio perché mette in primo piano un po' tutti gli sport, ma insomma il calcio diciamo che la fa da padrone. Sicuramente, però penso che per tutti gli sport è importantissimo. Ringrazio la famiglia Beatrice per questo importante premio, premio alla carriera. Sono molto felice e non so quanti ne ho presi, però questo è un premio importante per me. Ringrazio tutti quanti e soprattutto il sindaco che mi ha voluto e speriamo che sia una bella serata. È un premio intitolato, come abbiamo detto, a Beatrice e è intitolato a un grande giocatore Viola. Sì. E ho sentito anche il figlio mesi fa quando mi aveva proposto questo premio qua, sono stato felicissimo, e è un premio importante e ne vado fiero. Senti Enrico, da grande ex della Nazionale ti chiedo che pensi di questa tournée americana che c'è stata con queste due partite, queste due vittorie contro Venezuela e Ecuador. Beh, io penso che è importante fare risultato, è importante. Conosco Luciano, è una persona molto brava come allenatore, è una persona in gamba, perciò speriamo che si faccia bene agli europei. Penso che l'obiettivo sia quello davvero di poter provare a vincere, perché poi l'Italia comunque sia, anche se non ha in questo momento una qualità tecnica elevata, però è l'Italia e quindi deve sempre partire per vincere. Lo so che sei un amico, mi dispiace deluderti, ma sai che io faccio fatica a entrare in questi dettagli qua. Io mi auguro solo che possa far bene la nazionale. Abbiamo un grande allenatore che è Luciano Spalletti, perciò confidiamo molto in lui. Enrico, ti posso chiedere se c'è qualcosa del calcio di oggi in Italia che ti piace, cioè qualcosa che ti emoziona, una squadra che ti incuriosisce, dici guardo quella squadra a prescindere che faccio il tifo, la seguo, al di là degli affetti personali, ecco. Beh, ma io guardo il calcio, tutto il calcio, calcio italiano, calcio europeo, fatto per 30 anni, è un mondo mio che conosco benissimo e mi piace tutto il calcio, lo seguo. Il calcio una volta è cambiato quando giocavo io sicuramente, però c'è da costruire, soprattutto con i giovani, e speriamo che possa così ripartire un calcio che possa dare soddisfazione non solo alle società ma anche ai tifosi. E secondo te è competitivo in Europa, perché hai visto che ci sono le tre finali di squadre italiane che poi... Beh, ma c'è da lavorare. Io credo che l'anno scorso il calcio italiano abbia fatto molto. Perciò bisogna lavorare, cercare di programmare e soprattutto, come ho detto prima, sui giovani. Ecco, tra Europa League e Conference, dalle italiane cosa ti aspetti? Beh, tanto una andrà in semifinale tra Milan e Roma, perciò questo è un buon obiettivo e sicuramente penso che abbiano buone possibilità di arrivare in finale tutti. Anche la Fiorentina secondo te è comunque a buon cammino. Visto che hai parlato dei giovani, ti chiedo se ti ha incuriosito questa scelta di Beppe Marotta, che ha annunciato che tra due anni, quando gli scade il contratto dell'Inter, vuole andare a crescere i giovani. Che cosa ne pensi di un dirigente che è uno dei migliori italiani che decide di investire sui giovani italiani? Beh, può essere una risorsa importante per il calcio italiano. Beppe Marotta è un grande dirigente, sa il fatto suo, ha fatto un grandissimo lavoro dove è stato, perciò se prenderà questa strada qua sarà importante per il calcio italiano. A chi dedicherà questo premio, Enrico Chiesa? Guarda, alla famiglia Beatrice, perché è stata veramente molto carina nei miei confronti. È un premio per me importante, alla carriera, e ne vado molto fiero e sono molto contento. E poi volevo dire una cosa per Gio Barone, che è una persona che ho conosciuto e mi è dispiaciuto molto, veramente molto. Sono vicino alla famiglia di Gio, a tutta la Fiorentina, ha commesso presidente, perciò mi auguro veramente che la Fiorentina possa ripartire, perché viene a mancare un personaggio veramente importante che ha fatto molto in questi 5 anni. Non dimentichiamo il Viola Park, perciò veramente li abbraccio con tutto il cuore. In questi casi, da ex giocatore, che cosa pensi? La squadra si riesce a fortificare, si riesce a fare gruppo? Una notizia così drammatica è destabilizzante, perché non sarà più come prima in ogni caso. Beh, penso che non è facile sicuramente da uscire da questa situazione, però penso che la Fiorentina è una famiglia che è importante, una famiglia come commisso che è molto vicina alla città e alla squadra. Penso che sicuramente tutti quanti riusciranno a uscire da questa situazione qua, perché veramente è un dispiacere enorme per tutti. Per chi ha conosciuto come me personalmente Gio, che è stato per me una persona molto in gamba, che come ho detto prima ha fatto molto,
soprattutto anche per i giovani, con il Viola Park ha costruito una cosa meravigliosa. Non c'è un ricordo particolare adesso proprio di Gio Barone? Che... Ma Gio, guarda, Gio l'ho conosciuto quando è venuto alla Fiorentina, è persona molto schietta, una persona che abbiamo parlato, abbiamo avuto diversi incontri, però abbiamo sempre parlato con grande rispetto delle parti e, come ho detto prima, è una persona molto schietta, molto preparata e ha fatto tanto per la Fiorentina. Senti, Enrico, l'ultima considerazione, oggi stasera tra i premiati c'è anche Thiago Motta, ti aspettavi questa stagione del Bologna? Beh, Bologna sta facendo molto bene, veramente molto bene, complimenti a Thiago Motta, non è facile, Bologna è lì e si gioca reale sulle carte fino alla fine. Ultimissima, Parma e Samp, le tue sensazioni su questo finale di stagione? Beh, Parma ha buone possibilità perché sta facendo un grandissimo campionato. La Sampdoria si è ripresa, sta facendo bene con Pirlo e gli auguro veramente che possa arrivare a giocarsi i playoff.